Buongiorno a tutti. Allora, oggi facciamo un video un po' diverso dal solito, perché dato che siamo sotto Halloween ho deciso di organizzare insieme a delle mie amiche di corso all'università di andare a Mirabilandia, che per chi non lo conoscesse, anche se dubito, è un parco divertimenti che si trova in Romagna, qui vicino a Bologna. Quindi adesso sto andando a casa di una mia amica e poi dopo con sua mamma andiamo in là e noi ci rivediamo quando siamo davanti al parco, che tanto faccio un po' di riprese. Poi dopo sarà una giornata un po' così, un po' particolare. Devo un attimo capire se riuscirò a vloggare tutto il giorno, perché sono andato 2 ore di autonomia, però cercherò di fare più riprese possibile. Detto questo, ci vediamo dopo. E si va sul... questo qua, eh? Andiamo sul Catun. Non mi ricordo i nomi, ragazzi, sono rincoglionito. Dispiace. Ma voi le state sentendo queste canzoni? Bello! Beh, io non lo so, sto sentendo quanto è inquietante questa canzone. Che parla tipo di un cane, quindi boh. Ma chi è che fa queste canzoni, Dio santissimo? Allora, qua c'è il nulla cosmico. Guarda avanti, non voltarti. Dov'è? Guarda avanti, non voltarti. Andiamo a vedere la cosa all'Halloween cose. Vera, me lo dici te nel video. Halloweeniana. Ora mi monti sopra tutte le volte. Esatto. Vabbè, raga, ci siamo capiti. Il bagaglio di Halloween è molto molto bellino. Adesso andiamo a vederlo, ok? Quindi teoricamente, se ho capito, andiamo a fare le torri. Teoricamente andiamo a fare le torri, forse. Raga, stavo notando una cosa. Quanto è inquietante il fatto che gli attori cercano di spaventarti ma senza toccarti. Io non voglio essere spaventato, cioè ne faccio volentieri a meno, ma davvero, cioè. Comunque tanto guardate che bellini queste bellissime cose. Adesso metto via la telecamera dato che ricomincia a piovere.
Ok, siamo a fare le speed. Ci si vede dopo. Però il ponte dei ricordi dopo lo segno di là, quindi dopo dobbiamo andare anche di là. Dopo dobbiamo andare a farne due di là anche, quindi di giostre. Andiamo a vedere cos'è su Scream. Ok, allora, abbiamo fatto un po' di case horror a tema, cioè labirinti, quello dei clown, quello dei strani. Vera ha detto che non vuole più stare davanti perché, ok, me la sono presa male anch'io. È che non so più a cosa credere. È una specie di, non lo so, è una crisi esistenziale su cosa è la vita. Cioè, per dirvi che, decisamente, ce ne sono alcune che non ti aspetti. C'è un uomo alto 1,90 m. Esatto. E invece di fare l'uomo, beh, se no se vado davanti io poi dopo copro la visuale, non vede più niente, la piccolina, è tutta tecnica ragazzi. E, no, comunque, belle, mi è piaciuto molto, se avete la possibilità andateci, cioè veniteci. Insomma, venite qua prima di che finisca. Sono anche i primi giorni di novembre mi pare, no? Sì, anche i primi giorni di novembre. C'è l'arcobaleno!
30 later. Ok, allora siamo tornati a Bologna, scusatemi se è passato qualche ora, ma appunto, cioè, dalle ultime riprese, qui dopo siamo dovuti correre a prendere la macchina e tornare a Bologna. E allora, giornata molto molto bella, mi sono divertito un sacco, nonostante la pioggia, quindi, cioè, per dirvi, posto così. E Mirabilandia, speciale Halloween, sì, approvato. Sicuramente se non avesse piovuto mi sarei divertito molto di più. Le attrazioni che ci sono quest'anno, quindi si parla del 2018, e sono molto belle, tipo c'è la Llorona che mi è piaciuto un sacchissimo come percorso horror, e personalmente la zona clown e compagnia varia, zombie, cosine varie, non è che mi abbia fatto impazzire, però la Llorona mi è piaciuta veramente molto. E sappiate che ovviamente essendo inverno tutte le attrazioni d'acqua sono chiuse, perché ovviamente acqua a bagnarsi anche no, e per il resto assolutamente provato. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere se ne volete altri, anche perché è un esperimento. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Buon Halloween a tutti!